Telespettatori di TRC, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva della nostra emittente notiziario che apriamo parlando di pallavolo con il lutto per la scomparsa del dirigente commerciale di Modena Volley Andrea Parenti. Questa mattina in una chiesa di San Giovanni Bosco gremita il funerale, tanti rappresentanti del mondo dello sport che hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Andrea Parenti. Abbiamo raccolto le testimonianze, ricordi commossi di Andrea Sartoretti, direttore generale di Modena Volley, ma anche di Eugenio Gollini e Antonio Panini. Sentiamoli al microfono di Filippo Marelli. Lui era prima di tutto un amico, ma poi era un collaboratore straordinario. Aveva trovato veramente la sua casa e la sua habitat ideale, perché aveva creato insieme a noi un gruppo unitissimo e era una presenza poi talmente positiva in qualsiasi situazione che non sappiamo neanche come potremmo fare adesso senza di lui. Siamo tutti ampiamente sconvolti e molto tristi. Abbiamo condiviso il Palazzetto dello Sport quotidianamente per tanti anni. Abbiamo riso tanto, scherzato tanto, lavorato tanto, un momento di dolore forte. Ci stringiamo tutti a Maria e a Renato, è proprio una parte di noi che se ne va, è un grosso dispiacere. Andrea appunto aveva un'energia come pochi, stava male a vedere le partite, ho visto tante partite seduto di fianco a lui a fondo campo e non riusciva mai a star fermo, era veramente il settimo giocatore in campo. Aveva trovato questa dimensione con Modena Volley che era il suo mondo, il suo posto. L'energia sicuramente l'ha presa dai suoi genitori, da Maria in particolare, che è una donna inesauribile, e da Renato, che è sempre stata una presenza fissa.